Benvenuto a Leo Cassano, candidato sindaco per la destra, per l'alleanza di centro di Pionati. La tua campagna elettorale hai puntato tutto sul turismo. Il primo obiettivo è il turismo, il secondo? Il primo obiettivo è il turismo collegato all'agricoltura, come parlavamo prima. Il secondo è sicuramente tutto ciò che è collegato al turismo, quindi le infrastrutture necessarie, sistemazione della viabilità, ripulizia di questo paese che davvero è diventato una città sporca, non è più la città bianca di una volta. Martina ha 50.000 abitanti quasi, basta il turismo per risolvere le condizioni economiche di questa città? Sicuramente il turismo da solo non può bastare, però il turismo può essere la base di partenza di una nuova economia che avrà come punto di partenza il turismo. Poi tutto ciò che ruota intorno al turismo, ti dicevo prima l'agricoltura, poi tutto ciò che è costruzione di infrastrutture, tutto ciò che può essere collegato a un nuovo benessere, un nuovo modo di fare economia, sicuramente voglio dire, porterà denaro a Martina Franca, porterà nuovi posti di lavoro a Martina Franca. Quello che continuo a ripetere, io sono un professionista, mi sono fatto da solo, mi piacciono i giovani, i ragazzi che investono su loro stessi, non mi piacciono le persone che vengono solo a chiedere un posto di lavoro e a lamentarsi. Quindi questo può essere la base di partenza per creare finalmente a Martina Franca una nuova classe imprenditoriale, fatta di giovani volenterosi, giovani che credono nelle loro idee e nelle loro potenzialità. Tutto l'apparato produttivo di Martina Franca che era basato sul confezionamento di abiti lo stiamo perdendo, quindi secondo te dovremmo lasciar perdere? No, non bisogna lasciar perdere. Allora, il tessile a Martina Franca per tanti anni ha retto l'economia martinese. Prima del tessile, forse ci dimentichiamo, c'erano i mobilifici a Martina Franca che comunque hanno mantenuto il mercato. Oggi a Martina Franca il tessile ancora esiste, esiste il tessile di qualità, perché ci sono persone che hanno deciso di fare una produzione di qualità. Poi all'improvviso ci sono stati invece imprenditori che hanno deciso di non fare più gli imprenditori con produzione a Martina Franca, ma hanno deciso di spostare i loro interessi in altri stati, in altre nazioni, per aumentare i loro guadagni. Perché altrimenti il tessile a Martina Franca poteva ancora esistere, bastava che l'imprenditore di turno non decidesse a un certo punto di centuplicare i suoi utili, ma accontentarsi di quello che era l'utile già esistente. Noi saremo vicini a queste persone, sicuramente, ma soltanto a condizione che ci sia produzione a Martina Franca, perché oltre il tessile esistono anche altre attività produttive, esistono altre grandi imprese a Martina Franca che comunque portano reddito, danno posti di lavoro. Noi saremo una categoria che si andrà ad affiancare a loro. Io faccio sempre un esempio, è vero che se mi vengono 10.000 persone a Martina Franca in un anno o 100.000 persone a Martina Franca in un anno, forse queste persone andranno a comprare un capo di abbigliamento? E perché non comprare un capo di abbigliamento prodotto a Martina Franca? Torniamo a fare la piccola impresa, torniamo all'artigianato, quello che tutti hanno dimenticato. A Martina non esiste più una sartoria, eppure se ci fossero 10-20 di quelle sartorie, probabilmente quelle sartorie con un volume di affari che vada a crescere con le persone che vengono a Martina Franca potrebbero diventare quello che hanno fatto i vecchi grandi confezionisti che sono partiti dalla piccola sartoria e poi sono diventati i grandi imprenditori. Poi i loro figli, ahimè, anziché continuare a fare quello che facevano i loro genitori, quindi accontentarsi di un utile decoroso che faceva vivere bene loro e portava avanti un bel nucleo di famiglie, hanno deciso invece, ti ho detto, di centuplicare i loro utili. Su quella cosa noi non possiamo far niente, come comune noi possiamo solo essere presenti e vicini a coloro che invece inizieranno a fare nuova impresa. Parliamo delle liste, sei candidato con la destra e con l'alleanza di centro, la tua è un'alleanza strana, cioè centro-destra, centro, come... Non è un'alleanza strana, perché oggi a Martina Franca noi siamo forse l'unico vero centro-destra, perché tutti gli altri non si capisce che cosa sono, tutti gli altri sono, hanno sì delle sigle, sigle PDL, UDC, MPA, UDEUR, si sono uniti tutti, però alla fine se tu vedi le persone presenti in quelle liste sono tutti o ex democristiani o alcuni appartenenti, voglio dire, alla vecchia sinistra o alcuni appartenenti alla vecchia alleanza nazionale. È un conglomerato di persone, voglio dire, sono tante sigle. Noi invece no, noi siamo due sigle, due partiti composti di gente nuova, persone che credono nell'alleanza di centro, persone che credono nei valori della destra e che uniti creano il vero centrodestra. Persone nuove, nelle tue liste ci sono molti giovani, giovanissimi, non sono troppo giovani forse? Troppo giovani, io non so quanti anni hai tu, io ne ho 39. Ho iniziato a fare politica attiva. Mi riferisco all'esperienza, non c'è. Sì, sì, ho iniziato a fare politica attiva, ti posso garantire, 5 anni fa, nella prima candidatura che mi portò in consiglio comunale. Ne ho 39, ne avevo 34 all'epoca. A 34 in alcuni momenti mi sono sentito impreparato, ti dico la verità.
però ti dimostro che a 34 anni si può essere impreparati come si può essere impreparati a 18 anni. Al contrario, noi abbiamo persone che sono in consiglio comunale da 20 anni e ti posso garantire che politica non la sanno fare, amministrazione non la stanno fare. Noi stiamo facendo una cosa diversa, a differenza degli altri abbiamo creato la prima vera scuola politica di destra a Martina Franca, dove i ragazzi che entreranno in consiglio comunale verranno supportati da professionisti che conoscono bene la macchina amministrativa, ma non perché devono essere condizionati come veniva fatto nel consiglio comunale scorso e in quelli precedenti. Noi faremo in modo che i ragazzi sappiano e capiscano quello che stanno leggendo, quello che stanno scrivendo. I nostri ragazzi devono sapere come si fa un provvedimento, devono sapere come si chiede un finanziamento, devono sapere come bisogna presentarsi alla regione, alla provincia, a Roma per poter fare tutto quello che è previsto come loro potere di consigliere comunale. L'ultima domanda riguarda più che altro una un'immaginazione. Se tu non fossi candidato, chi avresti votato? Di Martina Franca? Come candidato sindaco? Sinceramente dei presenti, cioè degli attuali candidati, nessuno mi piaceva. Avevo e avrei voluto davvero come rivale, fra virgolette, Gian Domenico Bruni per la sinistra. Sarebbe stata davvero una bella competizione elettorale fatta di programmi veri. Va bene, grazie, in bocca al lupo.